Pierini, un saluto soltanto alla tua Cesena. Sì. Lo so, e stasera non abbiamo molto tempo. Comunque ti salutiamo, soltanto ci devi dire da dove andiamo. Dove andiamo? Ecco, volevo dire una cosa. Lui fa sempre queste domande a noi. Perché lui conduce il dibattito, lui è lo stimolatore. Ah, ma lì il problema! Ma lo conduce lui! Che è uno dei meridionali, quello è il grande problema. Vabbè. Ma lui vuol sapere di noi, ma non ci dicono niente di loro. Come? Così fa? No, perché queste fotografie nebbiate, adesso lasciamo stare. Ci viene anche il dubbio che lo facciano apposta con questi sputi. Loro sono in collegamento con la scuola Radio Elettro di Torino. Diciamo una volta per tutte. Dunque, Perini sostiene che i sovietici fanno delle fotografie con degli Sputnik su tutta l'Italia. Arrivati sul meridione, le fotografie vengono annebbiate. Bravo. Chissà perché. Ed chissà è colpa dei meridionali che si dimentano con i figli. Ma sono ancora milioni di voti che lo diranno quest'oggi. Lo so, ma l'hanno già detto. Io non sono arrivati i dati ancora. Dove? A Cesena? Se non li vedo non dico niente. Ah vabbè, allora ostinati. Sono arrivati i dati. Li devo leggere perché qui la democrazia è un pro forma. E dove li vuoi leggere? Personalmente? Sì, su che giornale? Mi arriva domani in telescrivente dallo Sputnik direttamente. Che cosa? Tutta la notizia del voto. Ma su quali giornali? Che io leggo che tu leggi, strani giornali. Io leggo, non so se possono dire. No, si possono dire, ho visto. Svestia. Ecco, non so come fa a capire. Abbiamo fatto il corso dell'Arci. Arci Kids. Svestia, la Pravda. Questi sono teletrasmessi. Questa qui. Queste fibre di pesce crudo che arriva dallo spazio, ragazzi, qui si fanno del progresso. Ho capito. Il paese va indietro, noi andiamo avanti, non so come siamo messi qui. Qui bisogna, capito? Ma loro non si svegliano mica qui, non la capiscono il problema. Sì, sì, ma non te la pigliare io mi sono un po' emozionato. Sì, l'ho visto che ti sei... Perché lasciamo stare. Perché è una serata un po' particolare questa, perché lo so che non sei contentissimo, mannaggia. No, sono contento. Perché? Finché non vedi il voto sono contento. Vabbè, non lo vedi, allora... Vabbè. Bravo. Vabbè. Ciao, grazie. Ciao. Sei contento? Non lo capisco, mamma mia. Va bene, ciao.